Marcello, eccomi di nuovo qua. Questo è il mio video post Juve Napoli. E insomma, sto godendo troppo, Marcello, sto godendo troppo. Tre babà abbiamo dato a questi cari napoletani. E poi la cosa che mi fa più sorridere è che piangono, cioè continuano a piangere. Ma io, cioè, godo, perché cioè, ormai si sa, dopo gli interisti che hanno pianto, adesso ci sono i napoletani, però boh. Andiamo avanti perché comunque la Juventus ha la vittoria meritata. Boh, a parte il primo tempo che abbiamo giocato malissimo, cioè, e qua devo criticare molto Allegri perché la formazione iniziale l'ha sbagliata completamente. Cioè, tu non puoi tornarmi a giocare col 3-5-2 poi in casa, in una partita comunque importante che ti giochi la finale di Coppa Italia. Però dopo comunque le cose si sono sistemate, ha messo Cuadrado, ha messo Alexandro. E ha messo Piazza boh, nel finale, però comunque siamo riusciti a recuperare una partita che si era messa malissimo. Perché boh, diciamo che le cose come stanno, il gol di Caglione era fuori gioco, ma io la Rai non ho visto fare Movioli, anzi la Rai ha cominciato a dire che i due rigori della Juve non c'erano, c'era il rigore del Napoli. Vabbè, cioè, ormai siamo abituati, Marcello, se io vado avanti me ne frego. La Juve mi è piaciuta moltissimo nel secondo tempo perché ce cioè, li abbiamo aspettati, cioè abbiamo dominato, quindi non so di cosa si lamentino sinceramente. Il gol del pareggio viene da un fallo di Koulibaly su Dybala, nettissimo, calcio di rigore, Dybala trasforma, uno pari. E dopo da lì la Juve ha cominciato a prendere fiducia, Marcello, perché dopo ha segnato il 2-1 che ha fatto esplodere veramente tutto, Gonzalo Higuaín, il pipita. Il pipì da Upanzon veramente. E dopo il 3-1 l'ha segnato Dybala, alto calcio di rigore, rigore nettissimo. Diciamo che l'arbitro oggi non è che è stato chissà che nella gestione dei cartellini. Quindi 3-1 di Dybala e tutti a casa. Adesso in ritorno la giocheremo a Napoli ad aprile, ma ci penseremo ben dopo perché. Cioè comunque il 3-1 è un risultato molto ci sta stretto, peccato quel gol che abbiamo preso, ma pazienza, noi andiamo a Napoli a giocarci la nostra partita e vediamo se riusciamo ad arrivare, sarebbe la terza finale di Coppa Italia, quindi cioè, non sarebbe una cosa da poco, quindi, però vogliamo piano perché adesso domenica. Andiamo Udine, partita di campionato, non facile perché comunque il campionato non è finito, non è chiuso, cioè partite bisogna giocarle Marcella, quindi non è finito niente, niente. Volevo solo dirti che io domenica vado a Udine, vado a sostenere i ragazzi, a cantare, magari nel mio post Udinese Juve magari ti porto qualche chicca, qualche cosa dallo stadio, io sarò in curva sud. Quindi magari posso portare qualcosa, qualche live reaction, qualcosa, insomma sarà un video speciale, niente, ma c'è il mio video finisce qui. Saluto te e i tuoi ospiti, sono veramente contento, sono veramente euforico Marcello. E fino alla fine forza Juventus. Ciao Marcello, forza Juve! Forza Juve!